caffè? Vieni qui. E ciao. Comunque, ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Nicolò e faccio questo video un po' per intervallare il vuoto che perdura ormai da inizio giugno e con il video annuncio sul fatto che non ci sarebbero più stati video. Ecco, in merito a quello il progetto sta ingranando, ma ci vorrà ancora molto tempo, è un'impresa praticamente titanica con i mezzi che ho. Comunque, in questo breve video vi parlerò di un altro artropode che in Italia è in pericolo di estinzione. Stavolta però si tratta di un'arachnide, come avrete potuto già intuire dalla copertina. Per cui evitiamo di perdere altro tempo e iniziamo. L'animale di cui vi parlo oggi è il Dolomedes plantarius, un ragno appartenente alla famiglia Pisauridae che è diffuso in tutta la regione paleartica, Italia inclusa, anche se le sue popolazioni sono in genere molto localizzate e rare. Il nome inglese di questa specie è Great Raft Spider, ovvero ragno zattera maggiore, e questo è un indizio sulle abitudini di vita di questa specie, cioè di ragno semiacquatico che caccia e vive sulla superficie dell'acqua. Salute Pepe! Questa specie può essere vista sulle sponde di stagni, paludi, canali o anche pozze, mentre caccia sulla superficie dell'acqua oppure fra le piante acquatiche, dove le femmine costruiscono un nido in cui accudiscono poi la prole. Questa specie è di dimensioni notevoli per le specie italiane. Infatti, il maschio può raggiungere 1,5 cm di lunghezza, mentre la femmina i 2 cm, considerando esclusivamente la lunghezza del corpo, escluse le zampe, quindi. E è una specie legata ad ambienti umidi di pianura. Ed è proprio questo il motivo per cui questa specie è inserita nella lista UCN, delle specie protette, classificata come vulnerabile. Infatti, a causa della perdita e del declino degli habitat in cui vive, anche le popolazioni di questa specie sono in forte declino e inoltre questo declino è accresciuto dal fatto che le popolazioni sono isolate e molto frammentate. In Italia questa specie è presente in Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e anche in Sardegna, anche se è in particolare in Piemonte che si registra il maggior numero di popolazioni di questa specie tipicamente mitteleuropea. Per questa specie in Italia la situazione è particolarmente critica, anche in relazione a altri stati europei. Infatti, a causa del cambiamento climatico, si predice una regressione verso nord di specie adattate a un clima freddo, come per l'appunto anche questo ragno, che però in Italia si trova tagliato fuori dal resto dell'Europa a causa della presenza della catena alpina e quindi gli risulta impossibilitato uno spostamento verso nord. Per cui le popolazioni italiane di Dolomedes plantarius saranno costrette a sopravvivere in un ambiente diverso, il che sarà molto improbabile. Per di più, nel nord Italia, la frammentazione dell'ambiente naturale di Dolomedes plantarius a causa dell'agricoltura ha ridotto le possibilità di questa specie di spostarsi da un posto all'altro e le popolazioni di questa specie vivono per la maggior parte esclusivamente in aree protette. Per questo motivo è necessario preservare tali ambienti in cui Dolomedes plantarius è ancora presente e in assenza di legislazioni che tutelino questa specie, la sua conservazione è legata alla protezione di altre specie tipiche di ambienti umidi, come ad esempio gli anfibi. Ma di sicuro in Italia siamo avanti sotto questo punto di vista, vero? Bene, detto questo, io direi che il video si può concludere qui. Nonostante fosse un po' corto perché sto praticamente completando quel progetto, spero che vi sia piaciuto ugualmente, in tal caso mettete un mi piace e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!